Ciao a tutti e bentornati su Crypto Games Italia, il canale interamente dedicato ai videogiochi che sfruttano la tecnologia blockchain. Oggi esploreremo Heroes of Mafia, un titolo che è ispirato a due dei giochi più famosi e più giocati su piattaforme mobile, Clash of Clans e Axie Infinity. La cosa che salta subito all'occhio è che gli sviluppatori hanno deciso di prendere gli elementi di spicco di entrambi questi mobile games, che hanno raggiunto il top della classifica in termini di utenti, ognuno ovviamente nel proprio ambito, e fonderli per creare un'esperienza di gioco senza precedenti. Mavia è ambientato in un'isola, in stile fantasy, dove i giocatori cominceranno la loro avventura. L'obiettivo principale è quello di crescere e sviluppare una base di partenza e in seguito utilizzare le risorse per attaccare e sconfiggere le basi nemiche per ottenere succosi premi. Il gameplay è creato in modo tale da diventare sempre più competitivo man mano che il vostro impero si sviluppa, le vostre armate crescono e le vostre abilità si perfezionano. Così come il sistema di ricompense premia coloro che più reinvestono le risorse ottenute all'interno del gioco per dare maggior valore agli asset posseduti, anche quello del matchmaking permette di incontrare in battaglia solo avversari del vostro stesso calibro. Questo per garantire che nessuno sia in netto vantaggio o svantaggio nei confronti di un altro giocatore. Tutto questo unito al fatto che le ricompense si guadagnano non solo quando siamo attivi in gioco e conquistiamo basi avversarie, ma anche quando riusciamo a difenderci da un attacco nemico mentre siamo offline. E come si fa a parlare di play to earn senza NFT? Anche in questo titolo, ovviamente, i nostri amati asset digitali la faranno da padrone. Ci sono tre diverse tipologie: le land, gli eroi e le statue, tutte con il loro scopo ben preciso. Le land sono i territori in cui si sviluppano le basi. Sono un numero limitato e avranno le loro coordinate all'interno dell'isola di Mavia. Essendo un NFT unico, la base può essere venduta al marketplace, affittata da altri player oppure data in prestito ad un altro player con l'accordo di dividere le risorse guadagnate al 50%. All'interno della base si trovano diverse costruzioni, ma la più importante è il quartier generale, che a differenza delle altre necessita del token Ruby per essere livellata, aumentandone così il valore e anche le ricompense ottenute. Un singolo giocatore può possedere anche diverse land, a patto che sia in grado di gestirle. E ognuna di esse potrà essere passata al microscopio attraverso un sistema di ricerca che sarà disponibile per analizzare tutti i dettagli che la caratterizzano, così come le battaglie a cui ha partecipato, grazie a un database che registrerà lo storico di tutte le partite. Gli eroi, come le terre, crescono di valore man mano che cresce la loro forza. Ogni base può contenere un massimo di 4 eroi alla volta, per difenderla dagli attacchi avversari. Ognuno di essi possiede un attacco speciale da sfruttare al momento più opportuno, ma non c'è limite al numero di eroi che un giocatore può avere. Questi NFT li potremo acquistare o vendere nel marketplace, assieme alle land, e sempre in maniera del tutto simile possono essere livellati con i token Ruby, per aumentare le loro statistiche di attacco, difesa e velocità. Per coloro che decideranno di perfezionare il loro eroe, si potranno aggiungere anche delle skin per renderli più appetibili qualora volessimo venderli. Le statue invece sono degli NFT particolari che generano dei potenziamenti unici per le nostre basi e se ne possono piazzare 4 per ogni land. Esse incrementano la velocità e l'efficienza di produzione delle risorse, diminuiscono il tempo impiegato per produrre truppe e costruzioni e molto altro. Ma la cosa più importante è che ogni statua può incrementare solo un'unica variabile alla volta, costringendoci a scegliere una strategia ben precisa oppure ad ottenerne un numero maggiore. Sia gli eroi che le statue potranno essere analizzate attraverso lo stesso database che viene utilizzato per le land, facilitando così i nuovi player nel fare una scelta ben oculata quando e se decideranno di acquistare un NFT in game. Il sistema economico è il classico a doppio token. Il principale è il token Mavia, come il nome dell'intera piattaforma dove potrete gestire il vostro impero. Con esso potrete acquistare terre, eroi e statue nel marketplace dedicato. Allo stesso modo per ottenere Mavia Token scambiandoli su un DEX, vendendo i vostri asset o affittando ad esempio le terre ad altri player. Inoltre Mavia è definito Governance Token, il che significa che i possessori potranno depositarli per ottenere ricompense e premi per la loro fedeltà, e anche avere diritto di parola sulle modifiche future del titolo. Questa è una prassi molto comune che diversi sviluppatori stanno prendendo sempre più in considerazione, poiché diversamente da come accade nel mondo del gaming, al di fuori della blockchain, i player sono obbligati in ogni caso a sottostare alle decisioni che vengono prese dagli sviluppatori. Per quanto riguarda il Ruby Token, lo si potrà guadagnare solo ed esclusivamente attraverso il gioco, sconfiggendo una base avversaria, difendendo la propria base, rimuovendo gli ostacoli che appaiono in maniera randomica nelle land, completando missioni giornaliere, allenandosi con altri player e condividendo le ricompense.
e addirittura scommettendo con un altro giocatore in una sfida all'ultimo sangue dove il vincitore porterà via l'intera somma. Come detto prima, i token ruby servono principalmente per potenziare i nostri eroi e migliorare le nostre basi con i vari upgrade. In un mondo ideale, queste risorse reinvestite dovrebbero far sì che l'economia del gioco non venga alterata e che ci siano gli incentivi giusti per far sì che i player continuino a spendere i token per livellare i personaggi, salire di livello, velocizzare i processi di costruzione e di creazione di truppe e tutto ciò che possa migliorare il loro status. Abbiamo visto che in passato molti modelli simili a questo hanno fallito miseramente, ma bisogna anche dire che sia la facilità di ottenere token che la qualità del gioco erano davvero imbarazzanti. Emulando uno dei giochi più famosi per mobile e inserendo delle meccaniche di play to earn simili a quelle di Axie Infinity, le sorti di Heroes of Mavia potrebbero essere ribaltate. Per questo vale la pena menzionare che la vendita delle land è stata conclusa con un modesto successo e attualmente aspettiamo il beta test per coloro che ne possiedono almeno una. Anche l'aggiunta di particolari strumenti come il database dei replay delle battaglie, la possibilità di accordarsi con altri player per dividere le ricompense e l'intera piattaforma per l'analisi di tutti gli asset di gioco sono delle novità che fanno presagire un futuro prospero, ma lasciamo che siano i fatti a parlare. Nel frattempo, se volete avere delle notizie sempre aggiornate, vi basterà entrare nel gruppo Discord ufficiale che vi lasciamo in descrizione per non perdervi le ultime news. Bene ragazzi, anche oggi siamo arrivati alla fine di questo video. Mi raccomando, se vi è piaciuto lasciateci un bel like e iscrivetevi al canale. Nel caso in cui non vi fosse piaciuto, invece, lasciateci sempre un bel like e iscrivetevi al nostro canale. E fateci sapere cosa ne pensate di questo progetto nei commenti. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Tutto questo, unito al fatto che le ricompense si guadagnano non solo quando siamo attivi in gioco e conquistiamo basi avversarie, ma anche quando riusciremo a difenderci da un attacco nemico Data la nostra esperienza, abbiamo visto che in passato molti modelli simili a questo hanno fallito miseramente.